E adesso dedichiamo questo articolo a Niloufar Adati, ossia la ex tronista del trono classico di Uomini e Donne. PS. Ve lo dite sinceramente, vedo che nei vari social ci continuate a chiedere di Giordano Marzocchi. Onestamente non comprendo anche il motivo. Comprendo che la coppia era piaciuta tantissimo anche a me, ma ormai è chiaro che hanno preso percorsi di vita totalmente differenti e onestamente non vedo nulla che mi possa fare pensare in un qualche modo ad un ritorno di fiamma. Non ve ne abbiate, ma insomma credo che ad un certo punto, anche nel rispetto loro, dei diretti interessati sia il caso di metterci una pietra sopra, non credete anche voi? Comunque andiamo avanti. Purtroppo fra i diversi di Uomini e Donne che questa estate hanno contratto il virus c'è anche Niloufar Adati. Veramente in tanti sismi hanno preso il Covid. Sono sincera, la cosa mi fa anche un po' di paura. Non vorrei che il virus sia più diffuso di quanto non si creda. In ogni modo la stessa Niloufar Adati è molto netta su quanto accaduto questa estate. E il molto netta è riferito che Niloufar Adati è molto dispiaciuta per avere preso il Covid e faccia quindi mea culpa. Infatti, rispondendo ai fans su Instagram, dice la stessa napoletana. Dice Niloufar Adati rispondendo ai fans su Instagram. Niloufar Adati, ex tronista di Uomini e Donne. Beh, onestamente, mi sono guardata e mi sono detta: brava cretina, brava cretina. Insomma, riferendosi al fatto di avere preso il virus perché magari è stata più attenta a divertirsi che non alle misure contro il virus. Ora ovviamente è tornata a Napoli nella casa con i suoi genitori, ma la stessa ci racconta che è molto attenta. Praticamente non li vedo, non metto piede fuori dalla mia camera, ho anche il bagno in camera, quindi non esco neppure per quello. La stessa ex tronista di Maria De Filippi racconta poi che se non avesse preso il virus sarebbe andata al Festival di Venezia e aveva infatti per questo evento già preparato due vestiti. Ovviamente le critiche anche ingenerose non sono mancate, ma mi sembra che Niloufar Adati stia affrontando il problema del coronavirus nel modo migliore che si possa affrontare. Insomma, non criminalizzatela.